Un'altra bella edizione della camminata enogastronomica. Certamente, la 12ª edizione, questa è siamo di nuovo tanti quest'anno. Speriamo il tempo ci accompagni, perché ieri e l'altro ieri ha fatto un po' brutto, però questa mattina abbiamo visto che gente ne è arrivata e speriamo in un buon successo della 12ª edizione della camminata. Come è nata questa iniziativa? Ma è stata una scommessa per valorizzare un po' la zona di Valperga, tutto il prodotto vitivinicolo e gente che lavora la terra, che c'è ancora qualcuno qua. Allora, per aiutare un po' tutti, cerchiamo di organizzare questa camminata, così facciamo conoscere il nostro territorio. E 7 tappe dall'aperitivo al dolce, tutti prodotti d'eccellenza. Tutti prodotti nostri d'eccellenza. E abbiamo un aperitivo, un antipasto con i salumi, poi abbiamo della lingua in salsa con la bruschetta, poi abbiamo un antipasto piemontese con i tomini, con una salsa di cipolle, poi passiamo con un agnolotto, prodotto tipico piemontese, poi passiamo il secondo, patatine con la salsiccia, e poi arriviamo ai formaggi. E poi dopo si torna di nuovo alla partenza, dove c'era la partenza con le crostate, la macedonia e pesche e vino. Quest'anno ci abbiamo anche. Ovviamente tutto accompagnato dal buon vino, perché tutto l'associazione Vignaioli. Accompagnato dal buon vino prodotto da noi, speriamo che sia di vostro gradimento, che ne abbiamo anche in vendita, se vi interessa ve ne possiamo offrire.